questo nuovo video. Come state? Per me è sera, sono tornata da poco dal lavoro e volevo un attimo iniziare a sistemare casa. Quando sono fuori tutto il giorno faccio fatica a stare dietro alla casa, perché praticamente esco la mattina alle 8 e torno la sera alle 7 e mezza, quindi veramente la sera al mio rientro faccio poco e niente. Meno male che la mattina riesco comunque a fare il letto, poi aziono il robottino, riesco a svuotare la lavastoviglie, però ecco, per esempio, i panni da rimettere, lavatrici, queste cose qua non riesco proprio a farle. È arrivato anche il freddo, ma veramente, cioè siamo passati da 35 gradi all'ombra a 19 gradi dentro casa praticamente. Infatti, cioè, noi ci stiamo congelando. Io sono già con il maglioncino, quello di Zara. Non è pesantissimo, però comunque lo uso durante l'autunno, durante l'inverno, quindi questo significa che è arrivato il freddo. Unica cosa è che, come tutti, ci ha presi alla sprovvista. Infatti, non abbiamo la coperta pesante e queste sere io personalmente mi sto congelando. Come potete vedere, ho messo il plaid, non uno ma due. Vi giuro, ho un freddo, soprattutto ai piedi, che a volte accendo anche la borsa dell'acqua calda. Ho fatto anche le unghiette, le ho fatte rosse finalmente. Infatti volevo dirvi che nel prossimo video che uscirà mi vedete ancora con le unghie come prima, perché l'ho registrato prima di questo, ma lo pubblicherò dopo. Un po' un casino, però ecco, volevo dirvelo perché non ve l'ho detto nel prossimo video per voi. E le ho fatte, dicevo, rosse perché avevo proprio bisogno di un po' di colore. Christian stasera è a padel. Io devo ancora preparare da mangiare. Volevo fare le fettine di pollo con le zucchine, quindi adesso andiamo di là e prepariamo la cena. Anzi no, volevo fare, scusate, pollo e cetrioli. E mi voglio portare avanti, quasi quasi mi faccio anche il sugo per domani, così siamo a posto. Ne approfitto e vi faccio vedere la camera da letto senza la mia postazione make-up, che vi ricordo era qua. L'ho voluta togliere perché, vi dico la verità, non la sopportavo più e così mi piace molto di più la camera, rimane molto più spaziosa. Il puff l'ho mantenuto perché mi piace tantissimo e l'ho lasciato qua, ma a volte lo metto anche di là. Così veramente mi piace tantissimo l'ambiente perché è molto ma molto più spazioso. Qua voglio un attimo modificare, ma tanto tra poco andremo a decorare per l'autunno, magari andrò a modificare un po' gli oggetti. Qua è un caos di cose, questa collanina mi si è praticamente spezzata, quindi devo portarla in gioielleria a farla riparare. Di oro bianco, quindi mi dispiace tantissimo, e questo è il ciondolo della collana. Quindi la tengo così per non scordarmela e non farla rovinare ulteriormente. Però devo dare una bella sistemata. Adesso però andiamo a fare da mangiare. Abbiamo appena mangiato, mi sto mettendo a sistemare un po' la cucina, ho già riempito la lavastoviglie. Stasera, come avete visto, ho fatto una cena semplicissima, petti di pollo con cetrioli. Spero di avervi dato uno spunto anche a voi, perché so che ogni volta la cena è sempre un argomento un po' dolente, perché ogni volta non sappiamo mai cosa preparare. Questa è una cena molto molto semplice, niente di che, però comunque
È un'idea. Non so se ci state facendo caso, ma i capelli si stanno schiarendo. Ho fatto solo uno shampoo da quando che sono stata dalla parrucchiera e devo dire che già sta tornando fuori il chiaro e sono felicissima perché io li voglio proprio esattamente così. Erano venuti veramente molto molto scuri, però avendo fatto un toner sapevo che avrebbe scaricato nel giro di poco. Anche se mi avete detto che stavo molto bene scura, color cioccolato, però vi dico la verità, io mi vedo più così, cioè non con schiariture troppo nette, troppo visibili, ma con queste schiariture vedo non vedo in base alla luce. Allora, ho finito di sistemare, ora volevo provare a sturare un po' il lavandino, perché ogni volta che si avvia la lavastoviglie ultimamente mi risale su l'acqua, non so se capita anche a voi, cioè risale su l'acqua dal rubinetto. Noi avevamo chiamato l'idraulico 2 anni fa che ci aveva risolto questo problema perché avevamo il tubo storto, il tubo dello scarico, ma non l'abbiamo toccato in questo periodo, quindi non riesco a capire perché sta risalendo su dal lavello. Quindi volevo fare qualcosa perché veramente non sopporto più sta cosa che l'acqua ritorna sopra, perché io la sera pulisco per bene il lavello, la mattina mi alzo che è sporchissimo perché ovviamente risalendo l'acqua della lavastoviglie mi risale anche un po' di sporco che c'è nell'acqua comunque, perché i piatti io non li metto proprio belli puliti, sciacquati. Tutto lo sporco che poi la lavastoviglie filtra mi ritorna sul lavello e ogni volta la mattina me lo trovo sporchissimo. Quindi magari facendo così vediamo se migliora la situazione. Utilizzerò i prodotti di Everdrop, in particolare la soda, che è adatta proprio per la pulizia delle tubature, ma non solo. E vi ricordo che i prodotti di Everdrop sono privi di plastica monouso, sono super rispettosi per l'ambiente. Io ormai utilizzo i prodotti di Everdrop da un bel po', mi trovo benissimo con il detersivo in polvere per la lavatrice, con il multiuso, con lo sgrassatore, con il detersivo per il bagno, sono veramente prodotti ottimi. Datemi conferma anche voi che magari li avete provati, quindi scrivete qua sotto. Per inaugurare l'arrivo dell'autunno, Everdrop ha pensato di regalarvi un 30% di sconto su tutti i prodotti presenti sul sito e in regalo avrete anche un prodotto che potete selezionare voi in omaggio. Io vi lascio il link qui sotto, voi cliccatelo che avrete già il mio 30% di sconto inserito e fatevi un giro sul sito di Everdrop, vi fate un'idea, vedete un attimo che prodotti ci sono, se fanno al caso vostro. Il mio codice sconto è valido fino al 13 di ottobre e il codice sconto che voi dovete inserire è Golden Alessia, ma se voi cliccate appunto sul link che vi lascio qua sotto e andate direttamente poi a fare shopping con il mio codice sconto inserito, ma io vi lascio tutte le info giù in info box. Con Everdrop vi ricordo che potete riutilizzare i flaconi, quindi facendo così si spreca molto meno plastica. Ora proviamo a fare questa cosa. Ah, inoltre qua ho anche la pietra pulente per il bagno che è rosa. Allora, io non l'ho mai provata, devo capire bene come funziona, vedete? Ed è proprio una pietra pulente. Sono super super curiosa, però qua c'è scritto anche attenzione, prima di ogni utilizzo testa il prodotto su una piccola area non visibile. Non utilizzare su superfici delicate, lucide o verniciate. Il prodotto stride durante l'uso. Metto a bollire un po' d'acqua. Questo qua adesso lo lascio un po' in posa e poi ci butto l'acqua bollente. Ci andrebbe anche l'aceto, però io non ce l'ho in questo momento, ma volevo provare a fare questa cosa per vedere se migliora la situazione. Ho messo l'acqua a bollire e ora vado a mettere la soda qua nel lavello. Ok, lascio agire e poi ci butto l'acqua bollente. Mi metto così perché non so se mi vedete, ovviamente non è che lo vedo subito il risultato, però già da domani inizierò a capire se ha funzionato. E a proposito di pulizie, devo assolutamente pulire il forno.
Quindi anche questa è da fare e sicuramente utilizzerò lei, la soda, perché ha questi granuli che vanno a sciogliere lo sporco. Quindi secondo me è ottima proprio per questo, perché va a rimuovere tutto lo sporco ostinato. Adesso io mi vado a struccare e vi faccio vedere anche un nuovo prodottino che ho comprato, la crema viso. Cioè, in realtà non l'ho comprata io, ma me l'ha regalata mia sorella perché mi ha fatto un buono da Sephora, quindi ho comprato un po' di cose che quasi quasi, visto che ci siamo, vi faccio vedere. Visto che ci sono, vi faccio proprio un piccolo haul. Questo qui è il regalo che mi ha fatto mia sorella per il compleanno e ho preso delle cosine che mi ispiravano già da un po', compresa la crema viso, questa qui, di questa marca che non so come si pronuncia, comunque io la chiamo Bioma, però veramente non so se si pronuncia così, ed è una crema ricca e idratante, quindi è ottima per questo periodo freddo, perché va proprio a creare una barriera contro gli agenti atmosferici che sono molto aggressivi. Ho voluto provare questa. Allora, io ho già il siero di questa marca, questo qui anti imperfezioni, e veramente è fantastico. Infatti mi previene un sacco di brufoletti. Devo dire che sono molto fortunata, però comunque utilizzare anche prodotti apposta aiuta tantissimo. Mi sto trovando anche bene con la crema perché la sto utilizzando già da qualche settimana. Poi vogliamo parlare del packaging, è fantastico, cioè questi colori io li amo, questi colori a contrasto li adoro e proprio il pack, la forma, cioè mi piace tantissimo. Quindi volevo farvi vedere questa. Mi ha regalato questa maschera per capelli di Collistar per capelli danneggiati, quindi è una maschera ristrutturante intensiva che va proprio a riparare il capello. Siccome io l'ho decolorato a luglio, sì, si è rovinato parecchio perché poi ci sono andata al mare, quindi l'ho veramente trascurato, però ora con i prodotti giusti e buoni vado a rinsanarlo, ecco, diciamo così. Ho preso il lip oil di Gisu, finalmente mi sono decisa e l'ho preso in occasione del buono di mia sorella e ho preso proprio quello originale, quindi non le altre versioni, ma proprio quello giallo al miele, che è secondo me fantastico. Anche questo l'ho provato ed è una meraviglia. Idrata tantissimo le labbra e rilascia appunto l'effetto lip gloss, che però non dà fastidio, cioè almeno su di me non mi ha dato fastidio. Poi anche qua un pack veramente eccezionale, bellissima, c'è la goccia di miele che cola, costa un pochino, però veramente lo desideravo tanto tanto e lo adoro. Infatti, vabbè, ora l'ho rimesso nella sua scatolina. E prima o poi mi deciderò a utilizzare tutti i prodotti. La crema viso la sto già utilizzando perché mi era finita la mia. Sephora, ho preso anche questa maschera viso rimpolpante che appena un attimo vorrei fare. Poi, siccome è stato il mio compleanno, Sephora mi ha regalato una crema viso. Quindi a saperlo non compravo quella, però questa qua è una crema molto più sottile. Quindi ho detto, vabbè, la tengo, cioè tengo l'altra perché comunque adesso con questo periodo freddo ho bisogno di una crema bella ricca e quindi comunque le utilizzerò in base anche alla giornata. Poi mi hanno regalato questa maschera per capelli della marca Amika, che è un nuovo brand che rivende Sephora. Quindi proverò anche questa maschera. E poi mi hanno regalato un campioncino di un profumo che non so assolutamente pronunciare e quindi non ci penso neanche a farlo. Ve lo faccio direttamente leggere a voi. Io proprio, cioè, già con l'inglese un disastro, figuriamoci il francese. E niente, quindi questo è stato il regalino da parte di mia sorella, che non vedo l'ora di utilizzare. Ancora ho tutto dentro la borsina perché vi giuro non ho avuto un attimo per sistemare le cose.
Infatti, adesso io mi strucco e mi metto il pigiama perché domani, meno male che lavoriamo fino all'una, sia io che Christian, così poi, il pomeriggio facciamo una cosa che so benissimo che voi non vedete l'ora di vedere in questo video, perché l'avrete letto dal titolo, e anche noi non vediamo l'ora, però dobbiamo aspettare domani noi, mentre voi tra pochissimo. Finalmente cambiamo il tavolo. Abbiamo deciso di cambiare tavolo perché questo è troppo ingombrante, quindi poi vi faremo vedere quello che abbiamo scelto. Siccome non riusciamo a cambiare divano, o almeno per il momento non troviamo un divano che fa al caso nostro per quanto riguarda le misure, abbiamo trovato questo tavolo di cui vi parlerò tra poco, che va benissimo per questa stanza. Quindi rimanete sintonizzati perché adesso facciamo questo makeover. Vi mostro come si presenta la stanza con questo tavolo, quindi vedete che occupa molto spazio in lunghezza. Questa è l'altra prospettiva, quindi veramente non c'è tantissimo spazio. Poi vi mostrerò come si presenterà la stanza con il nuovo tavolo. Ce l'abbiamo fatta! Christian ha montato il tavolo, io ho dato una bella pulita, ho pulito anche i vetri delle finestre, quindi sia qua che in cucina, perché veramente le api mi avevano sporcato tutto, perché ci abbiamo avuto un'invasione di api, perché noi siamo sottotetto, quindi ho dato proprio una bella pulita di finestrate. E ragazzi, finalmente posso dirvi che abbiamo cambiato tavolo, come avevate capito, però adesso è proprio ufficiale. Ora ovviamente vi faccio vedere tutto. Vi dico già che questo tavolo lo abbiamo comprato da Jusk ed è il modello Jagind. Non so se si chiama così, se si pronuncia in questo modo, comunque ve lo faccio vedere. È questo qua. Quindi abbiamo scelto un tavolo rotondo, che è alto 750 mm e come larghezza è 105x105. Occupa meno spazio rispetto all'altro, ma a parte lo spazio, in questa stanza ci sta proprio meglio un tavolo fatto così che uno rettangolare. Cioè, ha proprio cambiato la sala. Se sentite un sottofondo, c'è mia nipote di là che gioca con lo zio. Ed ecco qua come si presenta la sala in questo momento. Allora, le sedie, come vedete, hanno un colore diverso per quanto riguarda il legno. Non so se questa cosa mi piace, però va bene così, anche perché queste sedie io le adoro, sono comode e super facili da pulire. A prescindere dal colore, così è come si presenta. E veramente secondo me ci sta proprio meglio, cioè tutta un'altra cosa. Ho aggiunto anche il tappeto, questo qui ce lo avevo già. La sala ha
proprio un altro aspetto, molto più accogliente, molto più bello, e abbiamo recuperato un po' più di spazio perché, come vedete, abbiamo messo anche il tappeto che prima secondo me non ci stava, cioè non era proprio il massimo con l'altro tavolo. Per il resto abbiamo lasciato tutto uguale. Adesso vabbè, non ci sono molte decorazioni perché devo un attimo capire come decorare per l'autunno e voglio farci un video, quindi oggi ho dato solo una pulita e non sono andata ad aggiungere troppe cose, però vabbè, comunque l'importante è che sia pulito e in ordine. Questa è la cesta dove teniamo i giochi di Gaia. Qua c'è il divano. E invece da quest'altra prospettiva si vede così. Cioè, guardate, mi piace tantissimo. Proprio un'altra cosa. Fatemi sapere se vi piace. Tra l'altro questo tavolo non costa neanche tanto perché l'abbiamo pagato 115 euro. Cioè, veramente, appena l'abbiamo visto abbiamo detto no. Prendiamolo. Con poco abbiamo cambiato l'aspetto della nostra stanza. Tutte voi pensavate su Instagram che avessi preso il divano nuovo, ma no, abbiamo preso il tavolo. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo makeover. Io vi aspetto giù nei commenti come sempre. Datemi un consiglio anche per quanto riguarda le sedie che hanno un legno diverso. Christian ha detto di dipingerle come il legno del tavolo o viceversa, però vi dico la verità, non mi dispiace il colore, il tono che hanno le gambe del tavolo, perché non è troppo chiaro, cioè è il giusto secondo me, non è né troppo scuro né troppo chiaro, quindi fatemi un po' sapere la vostra giù nei commenti. Vi ricordo inoltre di iscrivervi al canale e di seguirmi su Instagram, mi trovate sempre come Alessia Home Lover. Io vi lascio comunque tutti i link utili giù in info box, compreso quello di Everdrop, che ringrazio. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!